Primopiano.net, siamo oggi presso lo studio dell'artista modenese Rossano Ferrari, che il 25 di questo mese, di giugno, esporrà nell'ambito della manifestazione a scopo benefico All'Alba Vinceremo uno dei suoi quadri. Parliamo ora dell'artista Rossano Ferrari. Beh, grazie per la domanda. Cercherò di essere sintetico. Diciamo che la passione per l'arte, per la pittura, è sempre stata presente fin da quando ero piccolo. E poi, nel percorso della vita, a un certo punto, quella che è stata, che era una passione, è diventata un'attività, un lavoro. E da questo punto di vista mi ritengo fortunato perché svolgo ciò che amo. E svolgo dal punto di vista professionale questa attività da più di 20 anni e quindi ho iniziato la mia passione tramutata, voglio dire, in qualcosa di più, iniziando a partecipare da prima delle mostre collettive per poi fare delle mostre personali e come tu sai, perché comunque siamo anche amici, ho avuto un trascorso di molti anni anche all'estero, quindi mi ero trasferito negli Stati Uniti per circa 9-10 anni, nello specifico Miami, dove continuavo questa mia attività di artista. Per poi ritornare in Europa, sono stato un po' zingaro, quindi mi ero fermato un po' in Ucraina, poi dopo in Spagna. Negli ultimi anni, mi dividevo un po' tra la Repubblica di San Marino e la Russia, in particolare Mosca, dove ho anche, voglio dire, lavorato e continuo a intrattenere rapporti. Poi in questi ultimi due anni, anche per un motivo familiare, sono ritornato in modo più presente nella mia città natale di Modena. Posso dire una cosa, che questo per la sensibilità dei modenesi, diciamo così, io ho capito che proprio perché ho vissuto tanti anni all'estero, cioè sono diventato più modenese vivendo all'estero. Sono diventato più modenese perché la nostalgia di casa e quindi eseguì anche delle opere dedicate alla città di Modena. Tant'è che in comune l'anno scorso ho fatto una bellissima mostra che si chiamava I Love Modena al comune di Modena e con le autorità, il sindaco ed è stato per me un ritorno emozionante e molto importante. Rossano Ferrari e il Vaticano. Sì, era il 2008 e fu uno dei momenti più indimenticabili e toccanti anche della mia carriera, della mia vita personale, perché mi sono ritrovato a Città del Vaticano a consegnare una mia opere presso il pontefice Ratzinger e insomma fu un momento veramente speciale e conservo questo ricordo nel cuore. Diciamo che oltretutto Rossano Ferrari ha un posto in mezzo alle stelle. Sì, è vero, altro momento molto, molto intenso, ma soprattutto ne vado anche orgoglioso. Una mia opera, la prima opera in acrilico, ha viaggiato un po' nelle stelle, che era un mio sogno, un mio desiderio. E nello specifico, un cosmonauta russo si offrì volontario di portarmi un'opera nella stazione orbitante ISS, e questo 2 anni fa. E l'opera mi è tornata indietro appunto l'anno scorso, è stato per 6 mesi orbitante nello spazio. È stata veramente un'emozione per me, ma un momento importante. Un aneddoto, una mia opera che io eseguì per il 60° anniversario dello Sputnik si trova nel Museo della Scienza dei Cosmonauti di Mosca e durante la cerimonia di consegna dell'opera a una domanda di un giornalista, espresso il desiderio che avrei amato che una mia opera fosse lasciata nello spazio. E così, dopo pochi giorni, fui contattato appunto dallo staff di questo famoso cosmonauta russo e c'era la possibilità che lui potesse portare una mia opera, la prima in acrilico al mondo, appunto nello spazio. Però non potevano lasciarla nello spazio e così. E mi tornò indietro e per me è stato un momento bellissimo, c'è un sogno che è diventato realtà. Oltre che un artista importante, te Rossano, sei anche, con me questa domanda deve saltare fuori per forza, un tifoso del Modena Calcio. Beh, certamente, io nasco a Modena, sono modenese al 100% e se
devo avere una squadra nel cuore e una squadra in colori giallo-blu. Poi, vabbè, faccio fatica quasi a capire un modenese che possa tifare altre squadre di calcio, magari simpatizzarle, ma su questa, siamo sulla stessa linea d'onda. Fece anche Esatto. delle opere ispirate al Modena, poi te le farò vedere. Poi i colori predominanti che sto usando sono in questo momento giallo-blu, ci sarà un motivo. Evidentemente ci sarà un motivo. Oltretutto, Rossano Ferrari, per chi non lo sapesse, questa è una cosa mia personale che dico, è l'autore in pratica di uno dei miei programmi. Insomma, ho sempre apprezzato le tue qualità di simpatia, di disinvoltura e poi sei un tifoso del Modena al 100%, fino all'ultima punta dei capelli. Ti trovo molto preparato, sei esperto del calcio e sei un passionale. Quindi per me vedere un tifoso che diventa, che crea la tana giallo-blu, secondo me era qualcosa che mancava. Certamente sì. Per concludere questa intervista, volevo tornare appunto sull'evento del 25 di questo mese, di giugno, in cui noi come primopiano.net appunto saremo presenti. Venire a questo evento perché è un evento a scopo benefico particolarmente importante e volevo lasciare l'ultima parola appunto riguardo a questo evento a Rossano. Allora, come dicevi, il 25 giugno, piazza 20 settembre 21:30, ci sarà questa serata di beneficenza dove una mia opera che ho concepito durante il lockdown, che si chiama In e Out, che è un augurio e uno stimolo per andare avanti in questi momenti drammatici che abbiamo passato, sarà messa all'asta e l'intero sarà battuta all'asta e l'intero ricavato andrà in beneficenza per l'ospedale di Modena, sezione malattie infettive della dottoressa Mussini. Innanzitutto volevo ringraziare Federica Cipolli, che è partner di questa iniziativa che l'abbiamo svolta insieme, che è una bravissima e famosa mu musicista, pianista in particolare, dove terrà un concerto per l'evento, e ringrazierei il Comune di Modena, Anna Carafoli di Modena Amore Mio, e anche il sociologo dell'arte Sergio Bevilacqua. E quindi vi invito tutti perché sarà un momento anche importante per la comunità modenese. Rossano, volevo chiederti, le tue opere dove sono esposte e dove i nostri amici ascoltatori possono visionarle? Allora, le mie opere in questo momento possono essere viste. Io sto lavorando con Villa de Mol Pavarini Arte. Brugneto Reggiolo, una bellissima villa del 400 rinascimentale, quindi io sto lavorando lì. Alcune opere sono dislocate in Space Gallery a Carpi, dove se ne occupa Monica Lazzaretti e il team di Space Gallery. Altre opere sono a Milano presso Hernandez Gallery o VS Gallery a Brera. E poi ho un atelier presso l'hotel High Design Art and Culture di San Marino. Poi, logicamente, alcune opere possono anche essere visibili nel mio studio, previo appuntamento. E altre rimangono comunque negli Stati Uniti, presso un locale, una galleria Avant Gallery a Miami e a Fort Lauderdale. In ogni caso, per chi mi segue è anche voi, le mie prossime iniziative, le mie prossime mostre o i miei prossimi eventi, io non mancherò di invitarvi e di tenervi aggiornato. Rossano, senti, una domanda da profano. Io non sono un esperto di arte e quindi ti chiedevo, sono incuriosito guardando i tuoi quadri, che sono sempre quadri pieni di colore, pieni quasi di gioia di vivere. C'è un qualcosa a cui ti ispiri nelle tue opere? Ti ringrazio per la domanda, anche se in realtà non ha una risposta, o meglio, ce l'avrebbe, però vive nell'inconscio tante volte. Comunque sì, i colori per me sono vita e quindi è imprescindibile che io debba usarli e per me è la prima fonte di comunicazione, quindi è un modo di sentirsi vivo e un modo di vivere. L'ispirazione fortunatamente per me è costante, è quotidiana, perché ho la fortuna di pensare molto
perché fa parte del mio lavoro, quindi riesco sempre a generare e a creare. Posso dirti che una parte della mia arte è istintiva, una parte riflessiva, anche concettuale. E posso dirti che molto del mio lavoro si basa proprio sul concetto della maschera. Il concetto della maschera, partendo dalle prime tribù animiste africane che parlavano col sole e la luna, mettendosi una maschera o truccandosi, passando per le tragedie del teatro greco, Eschilo, Sofocle, arrivando fino alla funzione sociale della maschera. Nel Carnevale veneziano, che mi ha indubbiamente molto affascinato, passando per Schopenhauer, arrivando fino al grande nostro Pirandello. Diciamo che riassumo in questi termini. Banalizzo dicendo che tutti hanno una maschera e la possono cambiare a seconda delle varie situazioni. Ho sempre pensato che lo specchio dell'anima fosse l'occhio, quindi l'unico elemento che non mentisse fosse gli occhi. Fosse l'occhio, ecco perché tra l'altro l'occhio è ricorrente nella mia arte, poi con la maturità, purtroppo crescendo, mi sono accorto che il grande attore mente anche con gli occhi. Quindi uso anche dell'ironia, del sarcasmo e della consapevolezza. Detto ciò, rimango ottimista ed ecco perché uso il colore ed ecco perché uso la vita. Poi concludo dicendo che l'ispirazione più bella viene sempre dalla bellezza. Dostoevskij diceva: la bellezza salverà il mondo. E quindi per me l'arte è indubbiamente una forma di bellezza e di emozione, nonché provocazione. Però una società senza arte è una società in declino. Se noi guardiamo nella storia tutti i periodi storici degli stati, degli stati che hanno avuto un'esplosione culturale, economica e quant'altro, è sempre corsa di pari passo con l'arte e la cultura. Quindi anche la scienza, tipo il Rinascimento, l'Umanesimo, gli stati dell'ultimo secolo, cioè sono movimenti. Quindi l'arte è indispensabile, anche per chi crede di non avere nulla a che fare, perché è indispensabile. Anche tu, amico, non te ne intendi, ma puoi rimanere affascinato, puoi subire, avere una comunicazione senza rendertene conto. Poi, scusa, noi siamo italiani, probabilmente l'Italia è il paese più bello del mondo. E noi viviamo a costante contatto con la bellezza senza accorgersene. Però l'Italian Style, il Made in Italy è famoso in tutto il mondo come la prima cosa più importante. Quindi vuol dire che la bellezza ci influenza sempre e quindi l'arte influenza le nostre vite. E ci parli, Rossano, della tua ultima opera e dei tuoi programmi futuri? Beh, guarda, mi viene da sorridere perché in realtà sono due le ultime opere. Una che è appena finita. Ed è casualmente, i colori imperanti sono il blu e il giallo. Casualmente. Ed è questa, la potete sicuramente vedere adesso. E invece l'altra che sto ultimando, anzi, diciamo che sono in una fase ancora abbastanza embrionale, in realtà è una piccola ispirazione proprio in omaggio alla città nostra di Modena e si chiama Lo Sposalizio della Ghirlandina. Vedi, vedi, quindi siamo a pennello, ma è stata una fatalità. Cioè, ho immaginato che la Ghirlandina si sposa e anziché la fede nuziale, come fede c'è il tortellino. È anche ironica la cosa, però più modenese di queste non potevo farla. Vedi, Beh, vivere all'estero ti direi porta bellissimo. vivere all'estero ti porta a queste. In Brasile la chiamo saudade. Benvenuti a Modena, la mia città, la città anche dei portici. Stiamo portando le opere dedicate alla mia città nei luoghi caratteristici, tipici di Modena. E il portico è una di quelle caratteristiche della nostra città. Purtroppo con il problema dell'emergenza del coronavirus e del Covid ho dovuto interrompere tantissimi miei eventi e mostre, ma che rinizieremo presto, prestissimo, voglio dire, a riproporci.
Quindi ho in programma sicuramente delle cose molto interessanti, non solo mostre che saranno anche virtuali, perché dobbiamo comunque rispettare tutte le regole anti-Covid. Comunque da settembre, ottobre inizieremo sicuramente qualche evento, anche proprio nello studio dove io lavoro, molto particolare, in attesa poi di riproporre delle mostre personali a Milano, Piacenza. E vediamo se rifare qualcosa anche proprio nel territorio modenese. Ma non Rossano. mancherò di avvisarvi e di farvi sapere. È un periodo un po' particolare per tutte le tempistiche, dobbiamo guardare, bene, perché i regolamenti vanno comunque rispettati. Rossano, ti volevo ringraziare per essere stato con noi a primopiano.net. Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori il 25 giugno in piazza 20 settembre per la manifestazione che mi ha parlato prima a scopo benefico. Grazie ancora per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto. No, grazie a te, grazie a voi, sono molto contento che siete venuti a trovarmi. Una sola raccomandazione, la prossima volta dovesse accadere che vieni con una maglia bianca, questa non mi piace, vieni con una bella maglia bianca e te la coloro io, ti faccio un omaggio, ti farò una maglia dedicata al Modena, però non vorrei più vedere questo colore strano, io ti La esigo. prendo come impegno, la Io prendo. sono, come artista mi emoziono anche delle piccole cose che poi possono essere importanti, quindi in qualità di tifoso del Modena ti scongiurerei di venire con una maglia del Modena, oppure vieni con la maglia bianca e te la dipingo io. Questo è un Assolutamente must. sicuro, lo prendo come un impegno. Perché Grazie, sennò è Rossano. un'offesa per me. Ok. Vi ringrazio ancora e speriamo di vederci il 25 per chi può. Sicuramente. Grazie, Rossano, ancora. Ciao a tutti.